Buongiorno a tutti, vediamo in questo video le operazioni con i numeri relativi. I numeri relativi vengono utilizzati all'inizio della terza media, però qualcuno li studia anche prima. Cosa sono i numeri relativi? I numeri relativi sono numeri che vengono accompagnati da un segno, quindi qualsiasi numero naturale o comunque qualsiasi numero razionale accompagnato da un segno più o da un segno meno diventa numero relativo. Se io ad esempio scrivo più 3 meno 3 sono numeri relativi. Allora, si possono avere delle difficoltà nel momento in cui si fanno delle operazioni con i numeri relativi, perché bisogna avere una certa elasticità mentale e pensare proprio allo spostamento sulla retta dei numeri che diventano positivi e quindi vanno in un verso e i numeri negativi vanno nell'altro verso. Se io ad esempio ho più 3 meno 3, sulla retta dei miei numeri, fissato lo 0, i numeri positivi per convenzione vanno tutti verso destra, quindi questo sarà più 3. Questo invece il meno 3 va verso sinistra perché va sotto 0. Allora, quando dobbiamo fare delle operazioni con i numeri relativi, dobbiamo pensare proprio a questi spostamenti. Quindi non parliamo più di addizioni e sottrazioni, ma parliamo di somme algebriche, quindi di numeri relativi che vengono combinati tra loro. Ad esempio, se io scrivo più 3 più 7 meno 11. Cosa vuol dire più 3 più 7 meno 11? Vuol dire vado avanti di 3, vado avanti ancora di 7 e sono andata avanti quindi di 10. Meno 11, torno indietro di 11. Quindi più 3 più 7 più 10 meno 11, vado sotto 0 di 1, quindi meno 1. Facciamo un altro esempio, meno 8 più 15. Allora, meno 8 più 15 vuol dire prendo il mio 0, vado sotto 0 di 8, poi risalgo ancora di 15 e quindi alla fine di tutto sono andata in positivo di 7 più 7. Quando abbiamo delle parentesi, bisogna fare attenzione a una cosa che vi faccio vedere adesso. Facciamo un esempio. 3 meno 5 più 2. Allora, il meno davanti a una parentesi mi dà un'indicazione ben precisa e mi dice tutti i segni che tu hai dopo la parentesi devi cambiarli di segno. È come moltiplicare per meno 1. Quindi io ho il meno davanti, significa che tutto quello che viene dopo cambia segno. Allora, 3, questo diventa più 5, questo diventa meno 2. Allora anche qua avrò 3 più 5, 8, meno 2 più 6. E questo per quanto riguarda le somme e le sottrazioni, quindi somma algebrica. Adesso tra poco cancello la lavagna e riprendiamo con le moltiplicazioni e le divisioni. Vediamo adesso le moltiplicazioni con i numeri relativi. Sui libri si trovano delle regole più, meno per meno, eccetera, eccetera. Secondo me l'unica cosa da ricordare è questa, un'unica regola. Segni concordi più, segni discordi meno. Quindi se i due segni sono uguali, viene più, se i due segni sono diversi, viene meno. Facciamo degli esempi. Se io ho ad esempio meno 3 per più 2. I segni come sono? Sono discordi perché sono diversi, quindi il segno finale viene meno e poi i numeri li moltiplico, viene meno 6. Ad esempio, meno 3 per meno 2, i segni sono concordi perché sono uguali, più 6. Facciamolo con le frazioni. Meno un terzo per meno 9 quarti uguale. Segni concordi più. Guardate che quando ci sono i numeri relativi dovete mettere sempre il segno. La prima cosa, perché se no ve lo dimenticate, uno degli errori più comuni dell'algebra, perché qui siamo all'inizio dell'algebra, è quello di sbagliare il segno o di dimenticarselo. Quindi prima cosa, stabilisco il segno, lo scrivo e poi vado avanti. Qui posso semplificare,
può semplificare il 3 con il 9 e quindi mi rimane più 3 quarti. Facciamo ancora un esempio. Più 2 quinti per meno 10 mezzi per meno un mezzo. Allora, qui che cosa ho scritto? Ho scritto una catena di prodotti, cioè non ho messi solo due, ne ho messi tre, ma si può fare anche con tantissimi. Li devo svolgere a coppie, cioè il segno lo devo stabilire a coppie. Quindi più per meno, meno. Meno per meno, più. Quindi sempre il segno. Quindi comincio a due, eh? I primi due stabilisco il segno, più per meno, meno. Meno per meno, più. E poi posso fare i calcoli a incrocio anche da lontano, quindi posso semplificare questo 2 con questo, ad esempio, posso semplificare questo 5 con questo e poi il 2 e il 2. Alla fine di tutto mi viene fuori più 1. Manca all'appello ancora qualche esempio per quanto riguarda le potenze, quindi ricancello la lavagna e tra poco arriviamo con le potenze. Allora, continuiamo sempre con le operazioni sui numeri relativi, in questo caso facciamo le potenze. Per quanto riguarda le potenze con i numeri relativi, bisogna ricordarsi dei segni, perché i segni in algebra sono sempre fondamentali, non mi stanco mai di ripeterlo, ma è importante anche l'esponente, in particolare guardare se l'esponente è pari o è dispari. Vediamo un pochino di esempi che comunque mi sono preparata. Allora, facciamo così, se io ho più 2 terzi alla seconda. Questo è un caso normale che conosciamo già, quindi è la potenza di un numero, in questo caso di una frazione, viene 4 noni, il numeratore alla seconda, il denominatore alla seconda e siamo a posto. Però se abbiamo meno 2 terzi alla seconda, allora qui bisogna fare attenzione, perché avendo il meno davanti alla frazione, quindi avendo la mia base negativa, devo guardare l'esponente. Se l'esponente è pari, il risultato sarà positivo. Ma perché positivo? Perché essendo l'esponente pari, è come fare meno 2 terzi per meno 2 terzi. Quindi meno per meno fa più, allora avrò l'esponente positivo. Ed è 4 noni. Vengono uguali, eh? Quindi avere più 2 terzi alla seconda e meno 2 terzi alla seconda, viene, diciamo, otteniamo lo stesso risultato. Vediamo un pochino. Se io ho, ad esempio, meno 7 terzi alla seconda, anche qui meno alla seconda più 49 noni. Qualcosa cambia se invece l'esponente è negativo. Ad esempio, se io ho meno un terzo alla terza, in questo caso abbiamo l'esponente dispari, quindi il numero negativo, l'esponente dispari, allora il segno finale sarà meno, perché è come avere meno un terzo per meno un terzo per meno un terzo, quindi sarà meno 1 fratto 27. 3 per 3, 9 per 3, 27. E invece un'altra situazione particolare si ha quando anche l'esponente è negativo, quindi ad esempio meno 2 terzi alla meno 2. In questo caso il fatto di avere l'esponente negativo mi dà l'indicazione di scrivere la frazione inversa. Quindi meno 2 terzi alla meno 2 diventa meno 3 mezzi alla seconda, quindi più 9 quarti. Mi sposto da questa parte, così lo vedete bene, più 9 quarti. Stessa cosa se faccio un altro esempio, ad esempio meno 2 terzi alla meno 3, anche qui il segno meno mi dirà di invertire la frazione e quindi sarà meno 3 mezzi alla terza. E attenzione, perché qui avendo l'esponente dispari il segno finale sarà negativo, quindi il risultato sarà meno 27 ottavi. Quindi facciamo un pochino di riepilogo di tutto quello che abbiamo detto. Se abbiamo le frazioni, comunque i numeri relativi con frazioni, bisogna stare ancora un po' più attenti. Comunque, se abbiamo un numero relativo elevato a una potenza pari, avrò come segno finale il più. Se avrò un numero negativo
elevato a una potenza dispari, avrò il segno finale meno. Se avrò invece una frazione o comunque un numero elevato a un esponente negativo, bisognerà scrivere l'inverso. Quindi meno 2 mi fa invertire la frazione. Il segno lo lascio lì, non cambia, è solo la frazione che viene invertita. Anche qui, meno 3, riscrivo il meno e ma scrivo 3 mezzi, poi alla terza. E poi mi devo ricordare del fatto che avendo il segno negativo prima, il segno negativo resta a causa dell'esponente dispari. Anche qui la matematica può essere facile. Alla prossima con BB Prof. Ciao!